Oasi Verde SRL con sede a Cava dei Tirreni svolge la sua attività nel settore della vendita dei mangimi, prodotti e macchine per l'agricoltura, pet, arredo giardino, irrigazione, fai da te, pellet e stufe e da quest'anno come novità anche legumi, cereali e servizio chiavi. Si conclude con successo la nona edizione dell'Italian Movie Award 2017, il festival cinematografico internazionale che oramai rappresenta una realtà consolidata ed un appuntamento riconosciuto ed atteso sul territorio campano, ideato ed organizzato dal direttore artistico Carlo Fumo. Dal 10 al 17 settembre, presso l'Italian Movie Arena, al Parco Naturale della Cartiera di Pompei, la magia del grande cinema ha stregato i numerosi appassionati giunti in massa per partecipare attivamente alla manifestazione condotta da Luca Abete. L'evento però non ha lasciato a bocca asciutta i tanti curiosi che hanno avuto la possibilità di avvicinarsi all'affascinante universo del cinema grazie alle innumerevoli iniziative firmate Italian Movie Award, tra le tante le proiezioni di film di successo, documentari e cortometraggi, la rassegna Aspettando il Festival, una retrospettiva dedicata al regista italo-americano Martin Scorsese ed il percorso formativo Italian Movie Master, grazie al quale 70 ragazzi hanno potuto seguire gratuitamente lezioni svolte da esperti del settore, trasmettendo ai giovani talentuosi membri della Master non solo nozioni tecniche, ma anche e soprattutto esempi di vita e professionalità. Qual è il ricordo che lei ha del primo suo casting? Un'emozione pazzesca, bocca impastata, gambe rigide quasi come se fossero inchiodate nel cemento. Il cuore che batteva all'impazzata, ero completamente inesperto, non ho avuto la fortuna di aver incontrato un tutor o un qualcuno che potesse darmi dei piccoli consigli su come ovviamente affrontare una prova così importante, quindi inutile dire che è stata disastrosa, però poi mi sono ripreso per strada. Ricco ed intriso di passione e dedizione, il Festival Cinematografico quest'anno vanta anche la collaborazione di Sky Arte HD e del Comune di Pompei. La nuova amministrazione, guidata dal primo cittadino Pietro Amitrano, ha sposato con entusiasmo l'iniziativa. La città di Pompei è un solo territorio, la città di Pompei non può vivere soltanto con la città antica. Però la città moderna, in questo momento abbiamo la possibilità di presentare questo festival meraviglioso. Io ho conosciuto Carlo, dicevo, 15 giorni fa, sono stato entusiasta, spero e penso, e lo dico qui davanti a tutti, che questo festival possa diventare una organizzazione statica qui a Pompei, ripetendola ogni anno con il nostro patrocinio, con il nostro aiuto. Chiedeteci, chiedete tutto quello che volete, noi ci metteremo l'esperienza perché abbiamo bisogno di camminare insieme. L'Italian Movie Award, che ha come missione quella di valorizzare il patrimonio culturale, storico e turistico, unico come quello italiano, da quasi 10 anni punta i riflettori su temi sociali, scegliendo di volta in volta un filo conduttore, il collante che lega eventi e personaggi. Temi di portata internazionale, a cui sono chiamate a rispondere anche grandi nomi del panorama cinematografico e televisivo. Per l'edizione numero 9, a cui è stato associato il valore delle radici, le stelle che hanno calcato il rinomato red carpet, raccontandosi senza filtri ad una platea sognante e appassionata, hanno il nome di Iditelo Voi, Piff, Marco Bocci, Casa Surace, Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio. Oggi come oggi il mezzo è più alla portata di tutti. Addirittura oggi puoi essere editore di te stesso con YouTube, no? Una volta nei miei tempi era, se racconto come ho cominciato io, sembra cinema muto. Però ci dobbiamo ricordare che è sempre un mezzo. Abbiamo deciso che il nostro punto fermo è lì, che i nostri bambini cresceranno lì come noi, come l'aria che abbiamo sempre respirato, perché ci piace tanto la nostra terra e non ci stacchiamo. We'll be right back.
radici sono importanti e come dire ci tengono ancorati, è la nostra ancora, no? Quindi poi possiamo girare nel mondo, però la nostra identità è connessa con le nostre radici, no? La nostra memoria. Grazie di tutto.